ecco il sommario di questa nuova e agghiacciante puntata di Mixer, il settimanale del dolore fisico. In anteprima una raccapricciante testimonianza. Ha deciso di parlare con noi l'unico superstite della tragedia capitata a John Cork, l'uomo che è stato sbranato, divorato dal mostro di Milwaukee. Ci parlerà di come quest'uomo è stato straziato, sminuzzato, sfrastagliato, tormentato, trucidato, tronchesizzato, ucciso, urinato, usticizzato, usticato, vomitato. Dicono che è qui, eccolo, l'unico, meglio, tutto ciò che resta di John Cork. Ecco, signori, qui a Mixer l'orecchio di John Cork. Buonasera, mi sente? Sì, buonasera. Ecco, lei questa sera per la prima volta parla alla televisione. La gente ha diritto di sapere molto bene i dettagli, quindi lei ci racconti dettagliatamente questo fantastico massacro. L'assassino cominciò a mangiare i piedi di John. Io e l'altro orecchio, il mio collega di sinistra, ci sentivamo ancora tranquilli. Speravo che qualcuno lo avrebbe fermato prima che arrivasse a me. E invece in un attimo è arrivato alle dita, al gomito. E allora che cosa ha provato? Ho ancora nell'orecchio il grido disperato del ginocchio sinistro. Ricordo il pianto che mi sorse le lacrime quando vidi questa scena. Sì, vabbè, però adesso non si commuova perché ci annoia. Quello che interessa sapere, perché la gente ha diritto di sapere, è esattamente quanti litri di sangue sono schizzati sulle mura di casa Cork. Non ricordo esattamente, le lacrime mi offuscavano la vista, io ricordo... Ma che discorsi sono? Siamo stufi di questo pressapochismo retrosinistrese, lei mi sta rovinando il programma. Risponda almeno questo, a distanza di 4 mesi da quel terribile, ma me lo lasci dire, gustoso massacro. Lei ormai è un mutilato vivente, un organo solo costretto ad affrontare un futuro di orrori, scusi se rido, ancora più incredibili. Quale ricordo la tormenterà di più? Beh, mi mancherà soprattutto Fred, l'orecchio sinistro di John. Io e Fred formavamo una coppia fantastica e anche se era lui a portare l'orecchino, io non gli ho mai portato rancore. Grazie, chi se ne frega, che palle, a noi interessavano soprattutto i dettagli cruenti che, come lei sa, ci fanno aumentare l'ascolto e di conseguenza aumenta anche il mio conto in banca. La ringraziamo di essere venuto e vediamo se è capace di tornare a casa da solo. E ora un'occhiata agli altri servizi. Una fuga di gas nella casa della signora Maria la trasforma in una divertente torcia umana. E ancora i pezzi di Jerry Carter, l'uomo che per scommessa ingoia una granata. E infine Benedetto Craxi, detto Craxi. Di lui è stato detto che è aggressivo, duro, decisionista, ma sa essere anche introverso, timido e sensibile. Oggi è l'unico candidato. Perché? Perché la sua immagine è generosa e vincente, perché è il simbolo del rinnovamento, ma anche della tradizione, perché è un uomo che tutti vorremmo non solo al governo, ma anche alla presidenza della Repubblica, anche a casa nostra, anche con i nostri figli, anche con la nostra casa, tutti i giorni a pranzo, perché è un uomo fantastico. E fate male a dire che è decisionista, perché invece è molto simpatico e poi va sempre nei regali. E poi è un uomo buono e non ci sono tanti candidati e non lo amo perciò. Perfino, perfino.